Ciao ragazzi, eccoci con la lezione di lingua e iniziamo come al solito con la spiegazione. Con la dispensa sotto, vi scorrerà sul video, Michela ve la spiegherà, dopodiché a un certo punto passerà alla lavagna. E quindi riceverete poi un'esercitazione su Classroom da consegnare nei tempi previsti. Buon lavoro! Ciao Raffaele, eccoci qui oggi alla lezione dedicata a te. Oggi parliamo delle banche. Come al solito faremo un lavoro in inglese e un lavoro in italiano, quello che di solito noi facciamo durante le lezioni, con la differenza che, non avendo voi studenti che leggete e traducete, questa volta ti spiegherò io in inglese la lezione, ti farò la traduzione in italiano e poi dopo alla lavagna ti scriverò tre domande alle quali tu dovrai rispondere nei tempi prestabiliti. Ok. Today we are speaking about banks. What are banks? A bank is a credit institute which offers customers financial services and it helps customers to manage their economic and financial life. So banks normally offer different type of services to attract customers. Okay, we have got two different types of kinds of services. We have got individual banking. So individual banking is a service dedicated to the private customers, and banks offer their help to check, bank offer their help to check accounts, to save accounts. Banks give customer debit and credit cards, and banks help customers for insurance and for wealth management. Then we have got the business banking. The difference is very simple, because individual banking is a service dedicated to the private customers, and business banking is a service dedicated to the business customer. Okay, so it's a service dedicated to factories. So which are the functions of business banking? Okay, business banking offers business loans, business banking checks account, it saves accounts, it gives debit and credit cards, and it normally offers other kinds of services, for example, credit card processing and reconciliation and reporting. Okay, then, thanks to the technology, our banks have improved their services these last years. So, banks offer a digital banking. What about digital banking? A digital banking is a service dedicated to customers who prefer use bank services with mobile phone, with tablet, and they prefer online services. Then another very important functions of banks are loans. Loans come in all shape and size, and loans can be personal, or they can be autoboat and motorcycle loans. Ok, facciamo adesso la traduzione in italiano di quello che ti ho appena detto. Allora, parliamo delle banche, che sono degli istituti di credito che attraverso i servizi economici e finanziari aiutano gli utenti a gestire la loro vita economica e finanziaria.
Distinguiamo in sostanza due tipi diversi di servizi. Abbiamo l'individual banking, è una parola che possiamo lasciare non tradotta perché comunque sia utilizzata nel nostro gergo tecnologico. Si tratta di servizi bancari che vengono riservati all'utente privato, quindi la gestione del conto corrente, la gestione dei risparmi, il rilascio di carte di credito e carte di debito, quindi bancomat o carte di credito, gestioni legate alle assicurazioni e aiuto nella gestione patrimoniale. Dopodiché abbiamo il servizio bancario riservato alle aziende, conosciuto anche in lingua italiana come business banking. E questo servizio si specializza in cosa? Nella concessione di debiti, di prestiti, ecco, riservati alle aziende e sempre nelle altri servizi, ovvero controllo del conto corrente, controllo dei risparmi, rilascio di carta di debito e carta di credito e altri servizi dedicati al carta di credito, ovvero riconciliazione. Abbiamo, ecco, il digital banking. Che cosa si intende? Si intende, ecco, chiamiamola scoperta tecnologica. Quindi negli ultimi anni le banche hanno migliorato il loro servizio grazie alla tecnologia, quindi adesso non è più necessario rivolgersi personalmente all'istituto bancario per le operazioni legate a questo tipo di servizi, ma adesso le operazioni possono essere facilmente gestibili anche da casa utilizzando un telefono cellulare, un tablet e quindi online. Un altro servizio molto importante che le banche offrono è il servizio dei prestiti, che possono essere di qualsiasi importo e di qualsiasi durata. Adesso ti scrivo queste tre domande alla lavagna, ti pregherei, ecco, di rispondere nei tempi prestabiliti. La prima domanda è which kinds of services does a bank offer? Ok. Poi la seconda domanda è digital banking. Devi dire qualcosa di questo nuovo servizio e poi devi darmi what are loans, ok? Io ti ringrazio e spero di essere stata sufficientemente chiara. Ciao.